È stato presentato ieri sera presso i locali della Biblioteca Comunale di Sant'Arsenio il libro del giudice Rosario Priore, Intrigo Internazionale. A fare da intervistatore un professionista d'eccezione, lo scrittore e poeta Elio Pecora, uno dei figli più illustri di Sant'Arsenio ed uno dei massimi esponenti della cultura italiana di questo secolo. Nel corso dell'incontro i due amici, Elio Pecora e Rosario Priore, hanno duettato spesso promuovendo un incontro culturale dei toni elevatissimi. Presente all'incontro, tra gli altri, tantissime personalità del mondo della cultura del Vallo di Diano, e il consigliere regionale Donato Pica. Il libro del giudice Priore era stato presentato nel Vallo di Diano anche domenica scorsa presso la suggestiva location di San Nicolicchio, ai cui lavori coordinati da Rocco Colombo avevano preso parte tra gli altri il giornalista di Panorama Giovanni Fasanella, il neurologo Antonio Federico, il consigliere provinciale Rocco Giuliano, l'assessore provinciale Adriano Bellacosa, il presidente dell'associazione Parco in Fiore Ezzo del Bagno, l'assessore comunale Gennaro Gonnelli e il sindaco di Polla Massimo Noviso. Rosario Priore, autore di Intrigo Internazionale, giudice, un libro che porta alla luce anche delle vicende abbastanza inquietanti, su cui non è stata ancora scritta la parola fine, su cui la verità ancora non è del tutto emersa, purtroppo. È vero, è vero. La maggior parte delle vicende che sono narrate in questo libro non hanno avuto un esito processuale positivo. Non si è raggiunta la verità. La verità a raggiungersi è difficile, lo abbiamo visto in moltissimi casi, quasi tutti i casi, però diciamo anche che ci sono stati moltissimi ostacoli che ci hanno impedito di procedere. Eppure lei è arrivato proprio lì per scoprirla, la verità in molti casi, poi è successo qualcosa, possiamo parlare di ragioni di Stato? Beh, è successo qualcosa sicuramente. Ci sono stati questi impedimenti che venivano appunto da istituzioni e proprio per questo noi abbiamo pensato che ci fosse una qualche ragione a non dire. E in effetti forse c'era, come noi abbiamo intravisto nella strage di Ustica, nessuno se la sentiva di dire che era stato l'aeronautica di un paese amico, alleato, quindi si trattava di chiamare in causa uno Stato e delle istituzioni a noi vicine. C'era da nascondere l'altra grande verità che danneggiava noi in un certo senso, di cui eravamo responsabili noi, cioè quella di aver riferito ai libici i buchi neri nel sistema di protezione radar del Patto Atlantico. Giudice Priore, quindi c'è un debito che deve essere saldato nei confronti dell'opinione pubblica. Secondo lei attraverso quali canali, attraverso in che modo? Questo sì, il modo è difficile a dirsi. Io sono piuttosto pessimista riguardo alle soluzioni giudiziarie. Le soluzioni giudiziarie non hanno cambiato nulla e anzi sono finite in grosse bolle di sapone, perché qualsiasi istruttoria, bisogna dirlo, io me ne rammarico, è finita quando è giunta ai dibattimenti, è finita nel nulla, perché quei pochi che erano stati portati alla sbarra sono stati assolti pienamente. Quindi dobbiamo trovare una soluzione su un piano diverso. Io auspico che venga sul piano politico, avvenga tutto questo, e sul piano storico principalmente. Oramai siamo abbastanza lontani dai fatti e dobbiamo affrontarli con metodi e con uno spirito di storici. Per concludere, giudice Priore, è un libro scritto a quattro mani con Giovanni Fasanella che insomma, l'ha tenuta sotto torchio per ben 7 anni. Giovanni Fasanella è un grandissimo mio amico, ci siamo incontrati appunto 7 anni fa, abbiamo discusso a lungo su molti di questi problemi e poi a un certo punto abbiamo deciso di mettere qualcosa per iscritto. Però a dire la verità il dialogo è durato tanto, diciamo il desiderio di affrontare questi problemi è durato diversi anni, però quando abbiamo deciso di metterci a scrivere, meno di 2 mesi abbiamo buttato giù questo libro. Elio Pecora, scrittore, poeta, uno dei maggiori testimoni dal punto di vista culturale di questo secolo, che leggendo il libro di Rosario Priore, Intrigo Internazionale, che idea si è fatto di questa nostra Italia? Dovrebbe farti di ogni cittadino italiano attento, quello di riflettere sulla nostra storia, anche sul carattere del nostro popolo, anche sui nostri difetti, sulle nostre mancanze, ma soprattutto riflettere che molte delle sciagure a cui abbiamo assistito e che ci sono pesate in tutti
tutti questi ultimi decenni, sono dovuti ad altro, cioè a questa differenza che c'è fra l'operare della giustizia e la verità storica, perché è quello su cui punta il giudice Priore in questa lunga intervista. La verità storica è qualcosa che va molto al di là di quello che può sapere e giudicare un giudice, appunto, nel senso che è un intreccio di eventi che riguardano non solo l'Italia ma il mondo intero. Quindi abbiamo coinvolgimenti in queste sciagure italiane, nelle stragi, nel terrorismo, eccetera, di molti paesi, non solo europei, ma orientali, arabi, americani, perché ci sono degli interessi comuni, degli interessi che si mettono in allarme quando c'è un'alleanza o c'è lo sfruttamento di una nazione invece che un'altra. Allora vengono fuori delle verità che possono riguardare Ustica o la morte di Moro o tanti altri, o la strage di Bologna ad esempio, e in cui c'è altro da quello che sapevamo. Però il giudice in fondo ci dice in questo libro che al di là di tutte le ricerche, di tutte le dimostrazioni giudiziarie, c'è qualcosa di più che non può essere in qualche modo processato e dimostrato perché fa parte della storia. Anzi, poi alla fine invita anche a riflettere, perché ci saranno ulteriori possibilità di capire, come sempre nella storia. In fondo, se giudichiamo anche quello che è accaduto un secolo fa, sappiamo molto di più oggi che allora. Siamo più tranquilli, ci sono meno fazioni, ci sono anche minori preoccupazioni, perché viene fuori da questo libro anche la preoccupazione che un pronunciarsi con documenti diversi da quelli di un tempo possa pregiudicare le alleanze nazionali, eccetera eccetera. Quindi in questo è un libro notevole, perché ci allarga l'orizzonte, ci fa capire molto di più. Non è questione che riguarda soltanto noi e le nostre piccole congreghe nazionali, eccetera eccetera, ma è qualcosa di molto superiore, di molto di più.